Il Castelfidardo passeggia su quel che resta del Chieti, in campo con una formazione di giovanissimi. Due reti nel primo tempo e tre nella ripresa archiviano la sfida al Mancini, tra l'ultima in classifica e un Castelfidardo affamato di punti dopo i 4 KO consecutivi. Il Castello regala una manita dunque al suo neo allenatore Roberto Cappellacci, che sceglie di seguire la partita dalla tribuna. Si fa vedere subito il Castelfidardo. Al primo minuto Albanesi crossa per Bordi, dentro al posto dell'infortunato Lodi, che la mette di pochissimo fuori. Filipponi al nono tenta una mezza girata, Rocchi non fa fatica a bloccare a terra. Al 16esimo annullato un gol di Filipponi per posizione irregolare. Al 26esimo arriva il rigore per fallo di Capuani su Albanesi. Sul dischetto va Maisto, tiro non impeccabile, ma Ronchi è spiazzato. Castelfidardo in vantaggio, ma sempre all'attacco. Calcio d'angolo per i padroni di casa al 37esimo, aggancia Soragna di testa, ma la palla termina sul fondo. Chieti non pervenuto per tutto il primo tempo. Raddoppio del Castelfidardo con Maisto di testa al 44esimo sul cross perfetto della sinistra. Tutti negli spogliatoi al Mancini sul 2-0. Al rientro l'unica novità è il cambio del portiere per il Chieti, il giovanissimo Sadawi per Ronchi, debutto per lui in Serie D a 16 anni. Esordio infelice però, visto che 5 minuti dopo proprio Sadawi commette fallo su Albanesi, altro rigore. Soragna dal dischetto fa 3-0. All'11esimo esce Maisto, entra Marconi, sostituzione standard ormai. Al 12esimo Castelfidardo vicinissimo al quarto gol con Albanesi su ponte di testa di Soragna, respinge questa volta un attento Sadawi. Si riscatta Albanesi al 17esimo insaccando il quarto gol di giornata per i biancoverdi. Ottima azione di Soragna da sinistra con un assist che attraversa tutta l'area e Albanesi non sbaglia. Il primo tiro in porta del Chieti arriva con Russo al 25esimo della ripresa. A mettere la firma sul quinto gol è Soragna di testa al 27esimo. Sadawi smanaccia ma non salva. Al 31esimo da annotare anche una traversa di Alessandrelli. L'ultimo quarto d'ora è pura accademia, con i biancoverdi che non infieriscono ulteriormente sul disastrato Chieti, di fatto già con un piede e mezzo in eccellenza. Ma sì, ma quello che dispiace di più a noi è proprio che non riusciamo a fare qualche risultato che questa storia merita, però ci siamo ritrovati in condizioni difficili, abbiamo cercato di tirare avanti per quanto possibile da soli, abbiamo perso per strada diversi pezzi e oggi eravamo assolutamente decimati, però i ragazzi che sono rimasti sono voluti venire a giocare, siamo venuti con le nostre macchine e questo penso che faccia onore a questi ragazzini che veramente ce la mettono tutta e ce l'hanno messa tutta. L'impegno non è mai mancato, abbiamo perso praticamente sempre, ma sempre combattendo. È normale che quando sei così solo fai fatica. Però devo soltanto ringraziarli questi ragazzini, perché veramente ancora fino ad oggi, ripeto, abbandonati da tutto e da tutti, sono voluti venire comunque al campo a giocare per evitare una penalizzazione, per evitare tante cose, tante sanzioni, in attesa che poi si sviluppi questa vicenda giudiziaria del fallimento, per poi sapere appunto come andrà a finire.